su atti concreti, ci sono poi altri beni, ben 45 da consegnare. Sì, tantissimi ne abbiamo consegnati in questi anni, sia come amministrazione comunale, sia oggi come città metropolitana e Consorzio Sole. Crediamo molto nella restituzione dei beni che magistratura e forze dell'ordine confiscano alle mafie e noi restituiamo ai territori per progetti veri, concreti, sociali. Le mafie soffrono di fronte a questa sottrazione del loro profitto del reato, riconsegnandola alla città, alle città, ai comuni. Si insiste molto spesso sulla vendita, anche addetti ai lavori ne parlano, però non dimentichiamo che l'uso sociale rimane il fulcro di tutto. Ecco, questi due progetti sono significativi perché sono in ambiti molto aggrediti da tagli e dunque agiscono sui bisogni delle Sì, persone. io non sono d'accordo per la vendita, sono molto d'accordo con quello che facciamo ogni volta noi. Oggi è un'associazione che si occupa di autismo e un'altra di salute mentale. Sappiamo i tagli che arrivano dalle politiche dei governi centrali per le ristrettezze finanziarie, quindi laddove non riusciamo ad arrivare con i soldi perché non ne abbiamo, proviamo ad arrivare col patrimonio. Questo è un modo di fare. Una redditività sociale di beni patrimoniali. Non tutto ha un valore se c'è una moneta, c'è qualcosa che è più importante della moneta, che è la solidarietà e la sottrazione dei beni alle mafie. Sindaco, sembrerebbe profilarsi un altro, diciamo, scandalo legato al voto delle primarie. Ercolano, gli immigrati dicono che in qualche modo gli è stato indicato che quale candidato votare. Lei cosa ne pensa? Certo, quello che accade alle primarie del Partito Democratico a Napoli e dintorni è veramente surreale. Non so, posso fare una proposta, visto che Renzi ama i commissariamenti, ci proponiamo a fare i commissari, insomma, di tutto quello che accade, perché io avevo espresso parole di apprezzamento e continuo a manifestarle nei confronti dei tanti cittadini italiani che correttamente hanno partecipato alle primarie. Io trovo che ogni partecipazione democratica, vuoi online, vuoi con le primarie, ancora più belle quelle che si fanno al voto nei seggi, sono belle. Quando vengono inquinate da pochi episodi, non lo so a questo punto, perché a Napoli è la terza volta, fatti molto gravi, addirittura come sembrerebbe da questo servizio, tra l'altro fatto da professionisti, utilizzando immigrati. Quindi è davvero una pagina ignobile e per come sono accadute le cose in quel partito negli ultimi tempi ho il legittimo sospetto che non sia un caso isolato, devo essere sincero. Quindi così come continuo a manifestare apprezzamento per le centinaia di migliaia di persone che sono convinte, sono andate a votare correttamente alle primarie e sono quindi le prime vittime di questo, continuo a ritenere che c'è in quel partito molta gente che lavora in modo assolutamente antitetico a quella questione morale che spesso anche all'interno di quel partito declamano a chiacchiere ma non con i fatti. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.